Oggi parliamo di droni. Aggiungere al proprio filmato uno spezzone di drone può aumentare notevolmente la qualità del nostro video. Ma non basta farlo volare e cliccare play per avere delle riprese di qualità eccezionale. Dobbiamo capire, come se fosse un'effettiva macchina fotografica, come usarlo, quali sono i movimenti migliori e quali sono le tecniche per arrivare a avere delle riprese eccezionali, da farci gridare wow! Quindi oggi voglio iniziare con dei primi 5 consigli. Naturalmente, una piccola nota prima di iniziare, bisogna sempre rispettare le regole. Quindi stiamo attenti a dove facciamo volare il nostro drone. Non si può far volare in città, non si possono far volare dove c'è un grande numero di persone. Andiamo quindi velocemente verso i primi 5 consigli. Il primo da cui voglio iniziare è forse quello più importante. Se scrivete su YouTube drone è una località, vedrete innumerevoli video, ma molti di questi peccano per un grande motivo. Si fa volare il drone e si riprende senza pensare effettivamente alla ripresa che si sta facendo. Quindi vediamo bellissimi paesaggi deturpati dal fatto che la telecamera del drone si muova continuamente insieme ad esso. Prima a destra, poi a sinistra, poi va un po' indietro e un po' avanti. Questo è l'errore più comune che si fa appena si compra un drone. Lo si fa volare, si registra e si pensa che le riprese siano finite lì. C'è tanto più da fare invece, sia mentre si registra e sia poi quando si andrà a montare il video. Quindi riprendiamo il primo punto. Concentrarsi su un movimento che sia fluido e continuo. Facciamo alzare il nostro drone, decidiamo l'inquadratura e a quel punto iniziamo una ripresa che deve durare quanto desideriamo, 5, 10, 30 secondi. E decidiamo il movimento da fare durante questa ripresa. Ce ne sono innumerevoli. I più semplici sono il movimento in avanti o il movimento ad allontanarsi rispetto al nostro soggetto. Quando spostiamo il drone inizia un'altra ripresa. Il consiglio numero 2 è controllare l'esposizione. Non c'è niente di peggio di vedere un bellissimo paesaggio o col cielo completamente bianco o con il nostro soggetto che è totalmente in ombra. L'esposizione è molto importante e, come per qualsiasi altro tipo di ripresa, va controllata prima di iniziare. Consiglio numero 3. Sfruttare i momenti migliori per fare le riprese. Come per qualsiasi altra ripresa, ci sono due momenti nella giornata in cui è perfetto far volare il nostro drone e sono all'alba e al tramonto. Le telecamere di questi aeromodelli non sono il massimo, non hanno una gamma dinamica estrema, quindi spesso in condizioni di bassa luminosità o di alta luminosità perdono e faticano a darci quel bel contrasto che poi rende le nostre immagini stupende. Quindi dobbiamo farci furbi e cercare di riprendere i momenti della giornata in cui la luce è migliore, in cui è più soffice, in cui è meglio colorata. Il consiglio numero 4 è color grading. Come per qualsiasi altra ripresa, noi, una volta importata nel programma che usiamo per montare il video, non lasciamo l'immagine così com'è, ma ne modifichiamo il colore scegliendo noi l'atmosfera da donare all'immagine. Come per tutte le cose, non bisogna mai esagerare rendendo tutto super saturato o cambiando totalmente i colori, però è importante non prendere l'immagine che esce direttamente dalla camera, ma modificarla a nostro piacere, cercare tramite il colore di comunicare qualcosa, ma soprattutto abbinare il colore dell'immagine che abbiamo appena modificato sul drone con quella delle eventuali immagini che abbiamo scattato e modificato con la nostra macchina fotografica. Piccolo consiglio, andiamo piano. Non c'è bisogno di far volare il drone a 100 km/h mentre stiamo riprendendo, anzi, più la ripresa è lenta e più sarà dolce, morbida e bella da vedere.